fondamentale a Pasqua non mangiare tanto perché altrimenti uno ingrassa. Io sono dimagrito 4 kg e adesso, per colpa di Pasqua, diciamo che rischio di rivendermi tutto. Guardate che ben di Dio, però, cioè, che fai? Uno rinuncia al cioccolato, sì, poi vengono tutti i brufoli. Che fa? Uno poi rinuncia all'agnello, a tutto il ben di Dio che ti offrono durante Pasqua, a Pasquetta, a braciolata. Però questo non ti interessa, perché oggi facciamo, parliamo di altre cose. Quindi, rischio di mangiare perché non si parla mai con la bocca piena. Quindi, non lo fate a caso che è maleducazione. Però, io posso. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui è Pablo Giallo Rosso. Allora, vorrei parlare brevemente delle voci che stanno girando calciomercato, sai. Adesso siamo verso fine campionato, tra un po' inizia il calciomercato. È vero che burocraticamente inizia a luglio, però già da giugno si iniziano a fare i primi movimenti concretamente, no? E in ottica uscita della Roma, si parlano di molte uscite tra Pastore e altri pastori. Uno dei presumibilmente tra i possibili partenti, ragazzi, la Pasqua mi ha veramente levato anche il lessico dalla bocca. Non che io abbia mai avuto tutto sto grande lessico, però vabbè, perché c'ha ragione Federico Marconi quando dico che io quando parlo apro parentesi e poi apro altre parentesi. Io adesso sto aprendo altre parentesi, quindi torniamo al discorso clou, giustamente. 1 minuto e mezzo non ho detto niente. Edin Dzeko, vi butto subito la bomba. Edin Dzeko, parliamo di Edin Dzeko perché notizie accostano veramente, veramente, in maniera troppo euforica, Edin Dzeko all'Inter. Quindi, secondo i giornali e le news di calciomercato, Edin Dzeko sarà il prossimo attaccante dell'Inter. Con Icardi in uscita, Dzeko verrebbe a fare da chioccia a Lautaro Martinez. Allora, secondo me, allora, il punto qual è? Che forse il ciclo Dzeko-Roma è finito. Però mi dà fastidio una cosa, perché molti pensano è finito perché Dzeko sta giocando male. Per me, se dovesse finire, non è che finirebbe perché Dzeko sta giocando male. Solamente perché Dzeko inizia ad avere un'età avanzata, 33 anni, sta a fine carriera, quindi magari uno vorrebbe puntare sui giovani, okay? Oppure su altri giocatori. Però dire che il ciclo di Dzeko è finito perché lui non sta rendendo al massimo, per me è una cavolata, perché abbiamo visto anche contro l'Inter l'importanza di avere un giocatore come Edin Dzeko con le caratteristiche di Edin Dzeko. Perché a me dà fastidio quando uno inizia a giudicare un calciatore solamente dalle statistiche. Non si giudica un libro dalla copertina. La copertina di un calciatore sono le statistiche. E uno non può giudicare un calciatore solo dalle statistiche. Poi certo, le statistiche mettono il suo, cioè hanno la propria importanza. Però mi dà fastidio perché Dzeko è un giocatore fondamentale. Perché non ha segnato tanto di Dzeko? Sì, per demerito suo anche, ma anche perché non ha avuto una squadra dietro. La punta è colui che è colei che deve concretizzare l'azione del gioco. Il gioco è colui che finalizza il gioco. Se il gioco non c'è stato, che finalizza la punta? Se la punta finalizza il gioco e il gioco non c'è, io sbrocco. Quando riesco a parlare, sbrocco. Che finalizzo io? Perché? Perché? Sfogo, stiamo scherzando? Che schifo, mi sono macchiato. No, scherzavo. Comunque, respira, Paolo. Quindi, abbiamo capito il discorso? Se Dzeko. Allora, io posso anche, ahimè, starci una cessione di Dzeko. Dico, vabbè, i cicli si aprono, sì, uno, ti amo, Dzeko, ti amo, ti voglio bene, sei stato un grande, massima stima. Però, darlo all'Inter, no. Darlo all'Inter, no. Uno dice, vabbè, magari fa come Nainggolan che lo rende al massimo, non mi interessa, proprio per principio, per principio. Vendi i propri giocatori più importanti alle dirette con rivali? No! Che sia la Juve, che sia l'Inter, sia il Milan, che sia. Non mi interessa! Se tu devi vendere Dzeko per forza, perché se no non monetizzi, o perché vuoi venderlo, punto. Non lo dai all'Inter, non lo dai in Italia! Dallo, non lo so! È vero che decide anche lui, però non mi dire che lui vuole solamente andare all'Inter, perché per me sono fesserie. Le pretendenti ce l'ha, il West Ham lo vuole, in Inghilterra lo voglio. In Germania, il Wolfsburg, non mi interessa. Tu in Italia non lo dai, se no te lo tieni. Perché non penso a Dzeko che faccia schifo rimanere a Roma. Comunque il discorso è che se Dzeko dovesse andare all'Inter, oh, altro che vi lo sfogo dei Pjanic, altro che vi lo sfogo di Nainggolan, qua crolla tutta Roma, crolla. Comunque, penso che questo video possa venire qui. Il discorso qual è di questo video? Che io Dzeko lo terrei, non mi interessa, Dzeko lo terrei, questo è il succo. Adios.